quanto schifo! Bene a tutti ragazzi, qui è Frank e Paolo, oggi siamo qui con un nuovo video. Siamo tornati con una nuovissima top 5. Volevo ringraziarvi davvero tanto per il grandissimo supporto che mi state dando ultimamente. Mi state facendo tornare la voglia davvero di realizzare sempre più video con sempre più entusiasmo. E quindi vi ringrazio davvero tantissimo. Continuiamo così, continuate a lasciare un bel mi piace, un bel commento proponendomi le prossime top 5, ma anche i prossimi video da fare. La top 5 di oggi è una top 5 all'interno della quale analizzeremo le 5 carte che compongono delle orde o comunque dei gruppi di carte abbastanza forti all'interno di Clash Royale. Soltanto uno che sarà la 5 posizione non è propriamente un gruppo, è più un trio, però ho deciso di metterlo perché comunque è una carta abbastanza particolare. Ora non mi bando nelle ciance e iniziamo subito il video. Alla quinta posizione, come vi stavo dicendo, ho deciso di posizionare i tre moschettieri. Tre moschettieri che sono una carta che non viene utilizzata spessissimo, dal costo alto, ma che comunque se riesce a raggiungere la torre avversaria e se riesce a raggiungere in maniera indisturbata riesce a fare davvero tantissimi danni. Tre moschettieri vuol dire tre donne lì col fucile, col moschettiere, che mamma mia si mettono a sparare sulla vostra torre, sulle vostre truppe, e il male lo sentite davvero tanto. Ho deciso di piazzarlo alla quinta posizione perché sebbene sia una carta comunque anche relativamente forte, non la ritengo una carta di gruppo, un'orda, e di conseguenza non si meritava di andare oltre questo ultimo gradino di questo podio da 5 gradini. Alla quarta posizione ho inserito le guardie. Le guardie è una truppa che, vabbè, la conosciamo tutti, spawna questi scheletrini con lo scudo. Non è per niente debole, è una carta che viene usata ovviamente soprattutto nelle arene alte, perché tutto sommato va sbloccata nelle arene più alte, e è una carta che ha un suo perché, ha una sua forza, l'avevo inserita anche all'interno delle carte più belle, ma a parte questo riesce davvero dà un senso al suo nome, ossia guardie. Perché guardie? Perché con quei loro scudi riescono a resistere a un primo attacco, con il quale appunto si distrugge lo scudo, e poi a proseguire oltre e a counterare numerose truppe, ovviamente di terra, ma comunque a fare il loro sporco lavoro. Quindi ho deciso di posizionare queste carte alla quarta posizione. Saliamo all'ultimo gradino del podio, questa volta di tre gradini, e troviamo gli scheletri, l'orda di scheletri. È probabilmente il gruppo, anzi quasi sicuramente per ora, il gruppo più numeroso all'interno di Clash Royale. L'ho messo alla terza posizione anche per questo motivo. Nonostante ciò, oltre a spawnare una quantità immensa di scheletrini, l'ho inserito con la medaglia di bronzo, proprio perché gli scheletrini erano una carta che soprattutto all'inizio, soprattutto nelle arene non molto alte, riuscivano a counterare la maggior parte delle truppe. Parlavo del principe, parlavo di altre carte come il mini pekka, carte di questo tipo, grazie all'orda di scheletrini vengono facilmente fermate. Ovviamente non è una carta fortissima, è una carta che comunque con una zap o con una pioggia di frecce va giù facilmente, però non ha neanche un costo troppo elevato, quindi spawnare tutti questi scheletrini risulta dannoso, soprattutto in difesa, ma se ve li trovate in attacco contro la torre e non riuscite a fermarli, vi assicuro che bene non fanno. Medaglia d'argento davvero combattutissima, sono rimasto indeciso fino all'ultimo, ma ho deciso di posizionare i barbari. Perché i barbari? Perché sono, secondo me, se non l'emblema, comunque una carta molto rappresentativa per questo genere di carte, comunque per i gruppi, per le orde. Sono quattro barbari belli piazzati che voi sganciate giù e fermate quasi tutte le truppe di terra. I barbari sono davvero una roba potente, ovviamente contro la Valkyrie e contro truppe come Mago o l'Ice Wizard sono in difetto, comunque non riescono a fare il loro lavoro in maniera completa, però i barbari hanno tanta vita, fanno un discreto danno, comunque riescono a fare un grande danno quando riuscite a raggiungere la torre, e in più vengono utilizzati spesso per counterare truppe come lo scheletro gigante, per counterare truppe come il pekka, come il gigante stesso, il gigante royale. Quindi i barbari sono davvero una truppa che a me piace molto. Momento della verità, cosa ci sarà al primo gradino del podio? Ormai le scelte non sono tantissime e quindi è inevitabile che si trovino gli sgherri, l'orda di sgherri. Orda di sgherri che è una delle mie carte preferite. Perché? Perché gli sgherri tutto sommato non hanno tanta vita, ma quando arrivano alla torre, se ve li dimenticate o comunque se avete finito l'elisir, se non riuscite a fermarli in tempo, gli sgherri sono devastanti. Sono una roba che
è impossibile da fermare se non avete appunto Elixir o comunque se siete in difficoltà. Gli sgherri sono un colpo di grazia sulle vostre torri, siglano la parola fine spesso a numerose partite. A me personalmente piacciono tanto. Ovvio, sono facili da counterare con una zap, con una pioggia di frecce, anche con un drago e anche con un mago e una wizard, ma davvero ragazzi a me strapiacciono perché comunque fanno tantissimo danno in brevissimo tempo e riescono davvero a rendersi molto utili. Il costo non è altissimo, parliamo di 5 di Elixir, di conseguenza gli sgherri si guadagnano a mio parere il primo posto in questa classifica. Detto la fra di tutto ragazzi, vi invito a lasciare ancora un bel pollice su, a lasciare un bel commento, a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e a dare un'occhiata ai video se ve ne siete persi qualcuno. Vi invito anche a seguirmi sui social, quindi sto parlando di Instagram e Telegram, perché rimanete sempre aggiornati grazie a questi due social network. E detto la fra di tutto, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Bella.